È una storia di forza, di resilienza e di amore. È quella di Michele Specchiale che ha scelto di vivere nel Vallo di Diano per amore dopo un momento particolare della sua vita che lo ha messo alla prova. E questa prova credo sia stata superata con grande successo. Michele, raccontaci la tua storia. Ciao a tutti, la mia storia inizia parecchi anni fa al centro protesi Vigorso di Budrio di Bologna, il centro INAIL, dove noi disabili, tra virgolette, abbiamo bisogno di protesi, ausili per poter fare una vita più facile. E quindi mi ero recato lì al centro protesi come al solito per la costruzione di una protesi, e quindi costruendo la protesi dal corridoio vidi mi stavano costruendo la protesi dal corridoio vidi una ragazza all'epoca bionda, dove rimasi tra virgolette colpito dal suo fascino. E quindi piano piano, conoscendoci lì al centro protesi, capì che era una ragazza dolce, affettuosa, tenera, che non è facile trovare nel giorno oggi. E quindi sapevamo che quell'amore, tra virgolette, che stava nascendo piano piano doveva finire, perché lei era di Salerno, del Vallo, e io ero siciliano. Io abitavo a Gran Michele, in provincia di Catania, e quindi sapevamo con consapevolezza e con un qualcosa di amaro in bocca che tutto quello che stava nascendo doveva finire. Niente, costruita la protesi, che all'epoca, se non ricordo, eravamo stati lì tre settimane, ci siamo separati. L'addio è stato molto brutto, perché sapevamo che ognuno doveva andare per la propria strada e quindi distanziarsi da chilometri e chilometri. Ritornati a casa, abbiamo visto che qualcosa ci mancava, e quindi l'unica arma che avevamo all'epoca era il telefono. Non si poteva andare avanti così, e quindi io un giorno decisi di scappare, di venirla a trovare con una scusa ai miei genitori, di dovevo fare un impianto hi-fi in macchina, perché io all'epoca ero anche patito di impianti hi-fi su macchine, gare di pressione sonora, non gare di corse, bensì di pressione sonora con strumenti in macchina. E quindi raccontai che dovevo andare a fare un impianto a Salerno da un mio amico, e andai a trovarla. Siamo stati una settimana bella, e poi me ne ritornai di nuovo a casa, però andando sempre avanti abbiamo visto che non si poteva andare avanti così. Raccontai il tutto ai miei genitori, lei raccontò ai suoi, e ci fidanzammo con una forma di fidanzamento a distanza, però ci siamo fidanzati, abbiamo fatto un fidanzamento ufficiale. Dopodiché, a casa finita, ci siamo sposati e viviamo in un mondo nostro, ricco di amore, di comprensioni, di aiuti a vicenda, perché noi siamo forse nel Vallo l'unica coppia disabile con problemi che ritengo che non sono problemi. Mia moglie ha problemi alle gambe, una sotto, una sopra il ginocchio, io ho problemi ad un braccio, e cerchiamo di andare avanti la nostra vita serenamente, con amore. Se c'è l'amore in un rapporto, secondo me si possono abbattere parecchie difficoltà che, ahimè, io non ho ancora riscontrato un minimo di difficoltà nel nostro rapporto, nella nostra vita. Voi avete anche due splendide bambine.
Sì, abbiamo due splendide bambine, che è stata un'esperienza inimmaginabile. Non avevo mai provato ad avere, cioè ovviamente nessuno ha mai provato, però mia moglie mi ha regalato questo bel regalo, dandomi due splendide bambine, e dire che non è stato semplice, specialmente per una ragazza nella sua situazione, portare una gravidanza con questo tipo di problematica. Michele, come mai tu e tua moglie vi trovavate insieme al centro protesi a Budrio? Purtroppo ci trovavamo al centro protesi di Budrio perché abbiamo avuto delle disavventure che la vita comunque ci ha dato. Io ho avuto un incidente con un trattore e quindi sono caduto su un albero di trasmissione, un giunto cardano, mentre che aiutavo il mio babbo ai lavori, diciamo, sul nostro terreno, al trattore fermo. Stavo andando davanti al trattore per bere un po' di acqua fresca, inciampando per terra i piedi, sono caduto e l'istinto mi ha portato ad aprire le braccia dove avevo i guanti, impigliando un guanto su un giunto cardano, e quindi il giunto cardano poi ha fatto il resto. Mia moglie invece all'età 17 anni, se non sbaglio, stava passeggiando con sua moglie su un marciapiedi dove una macchina ha sbandato e quindi è entrata forse veloce in curva, e quindi ha avuto questa disavventura ritrovandosi travolta da questa macchina. Per questo motivo ci siamo incontrati a Bologna. Che particolarità ha la tua protesi? La mia protesi è una mano bibionica, con mano bibionica interamente tatuata, e quindi ha la funzione, la particolarità che la mano si muovono tutte le dita indipendenti, quindi riesco a prendere l'oggetto in base a degli impulsi che io do direttamente dal corpo. Il corpo emana gli impulsi, vengono catturati tramite degli elettrodi, quindi poi questi elettrodi comandano la centralina, il tipo di impulso che io do, e quindi la centralina dà il comando alla mano su quello che io dando di fare. Non è semplice il discorso, perché comandare una mano umana è molto semplice. Andare a comandare un arto bionico ci vuole un po' di pazienza nell'imparare questo tipo di comando, a differenza di altre mani o manipolatori che hai solo l'apri e chiudi. Di questa bibionica abbiamo la funzione e la possibilità di comandare determinate prese per determinate situazioni, tipo il bicchiere, oppure anche il mouse, oppure qualsiasi tipo di funzione che uno impone alla mano di fare. È molto leggera rispetto alle protesi che facevano parecchi anni fa. Ho la fortuna di non avere soltanto questa mano, anche un'altra mano che utilizzo, un altro braccio che utilizzo per andare al mare, essenzialmente per andare al mare e poter entrare dentro l'acqua. E per me con grande piacere non nascondo, bensì metto in mostra, tra virgolette, il mio problema. Non voglio neanche nominare handicap, perché secondo me noi disabili, sempre tra virgolette, non abbiamo questi tipi di problemi. Quindi secondo me io ormai l'ho accettato, l'ho superato, anzi cerco di aiutare gli altri affinché possano capire che non è la fine del mondo avere questo disagio, questo problema. Per me non è un problema. Infatti, proprio perché non è un handicap, non è un limite, tu conduci una vita perfettamente normale, lavori, fai un lavoro anche particolarmente delicato e specializzato, e poi hai continuato nella tua passione, che è la passione per la musica, perché tu sei un DJ.
Sì, io arrivato qui nel Vallo avevo dei dubbi sull'occupazione di un posto di lavoro, bensì questo non è successo perché lavoro presso un'azienda, l'Impresim Officine Caputo, dove hanno visto le mie qualità e hanno visto quello che io sapevo fare. Io sono un operatore macchina controllo numerico, mi occupo della programmazione, gestione e lavorazione a macchina, quindi sono anche un disegnatore meccanico, poi vabbè, sono ragioniere, perito aziendale e operatore CNC, macchina controllo numerico. La mia passione per la musica l'avevo sin da quando ero piccolo, suonavo in una banda musicale, suonavo il clarinetto in si bemolle, poi avendo avuto l'incidente sono passato alla tromba, perché la tromba si suona anche con una mano, con tre tasti. La passione da DJ l'ho sempre avuta, in Sicilia ci lavoravo tantissimo, facevo un service, montavo nelle piazze, noleggiavo discoteche. Poi arrivato qui nel Vallo mi sono un tantino calmato, perché magari la famiglia, poi il lavoro. E poi però io non l'ho mai abbandonata, infatti ho una strumentazione di ultima generazione con una strumentazione avanzata, dove sto cercando anche di dedicarmi alla produzione di musica, non soltanto a suonare, a far sentire, bensì adesso sto producendo anche dei pezzi EDM, pezzi house, che a breve spero di finire di farmi conoscere anche su questo campo qui. Un'altra cosa che mi viene in mente, che prima che mi dimentico su questa intervista, è che vorrei ringraziare tutti quelli coloro che hanno reso possibile questo, ovvero sto parlando della mia sede INAIL di Catania, sto parlando del centro protesi Vigorso di Budrio, tutti i tecnici, a tutti quanti, anche dalla semplice donna delle pulizie, dalle cameriere, che hanno reso tutto ciò, perché il centro protesi di Vigorso di Bologna è anche tutto questo. Sono molto organizzati là dentro, ognuno ha il suo compito, ognuno svolge le proprie mansioni con amore. E colgo anche l'occasione per invitare a tutte quelle persone che sarà una fesseria, non dico un altro termine, sarà una fesseria arrivare magari nei centri commerciali o nei negozi, occupare un parcheggio dei disabili perché ci viene comodo, è molto più vicino. Però forse voi non capite che a volte la persona disabile che deve farsi parecchia strada per arrivare all'interno della struttura, un centro commerciale, un negozio, ha problemi. Noi siamo due disabili, quando sono solo, io ho anche il tesserino mio, però che non utilizzo perché le mie gambe sono buone, però quando mi trovo con mia moglie magari mi dà fastidio che devo lasciare la macchina altrove e quindi farmi dei chilometri e chilometri per arrivare al negozio. Ho voluto aprire questa piccola parentesi magari perché questo è quello che mi dà fastidio sul Vallo. C'è un senso a questa intervista, tu non hai rilasciato l'intervista senza un preciso motivo, c'è un messaggio che tu vuoi lanciare a chiunque dovesse trovarsi o a chiunque si sta trovando nella tua stessa condizione, in una condizione simile, ad affrontare questo tipo di problematica. Sì, da quando ho iniziato, da quando mi è stata data questa nuova mano, questo nuovo braccio, questa bibionica, io mi sono trovato molto bene. Tutto quello che faccio si vede anche nei miei filmati, ho un canale YouTube, anzi se andate a vederlo su YouTube, mettendo Michele Specchiale, potete vedere il mio modo di come di utilizzare la mano. Il mio messaggio è a tutte quelle persone che non riescono a trovare una pace interiore, un modo per capire che tutto ciò non è un problema. Quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che hanno magari dei problemi che non sanno come affrontare, che si fanno mille problemi su come andrò avanti, su come farò. Questo è un mio messaggio, guardatemi e vedete, io e mia moglie non abbiamo mai avuto problemi nell'affrontare la vita, i problemi della vita oggi come oggi sono ben altri. Il problema del braccio, della gamba, della mano, secondo me non è un problema.